Salve a tutti ragazzi, qui è Lethal Blade Ninja e finalmente, speriamo senza rallentamenti, andremo alla terra di promesse. Come promesso. Stupide battute. Vado già un pochino a scatti, non mi piace per niente. Eccoci qua, la terra di promesse. Il quarto mondo. È anche il più malvagio e difficile, credo. Eccoci qua. Bonk. Meglio prepararsi subito. Allora, piccola informazione. C'è. Oh, qui dietro c'è una grotta. Ok. C'è un. Ok, andiamo per ordine. Qui c'è un tesoro. Vedete, è un. Un peso, un manubrio, un. Pesetto da sollevamento pesi, insomma. Ed è il tesoro per cui servono 100 pigmin viola. Quindi. Li tirerò fuori adesso. Almeno. Non devo più farlo dopo. Se ne avete esattamente 100. Beh. State attenti a non perderne nemmeno uno, altrimenti quel tesoro sarà irrecuperabile. Ok, via, via, via. Ora prendiamolo in fretta. Ok. E sarà molto lento il trasporto. E sappiate quindi che non potete fare null'altro. Perché tutti i pigmin sono impegnati nel trasporto. Quindi, già che ci sono, elimino questo tizio. Ok. Sento nei paraggi. Come on, boys. Non so se lo sentite. Magari lo vediamo. Sì, si sente. Eccolo là. È uno di quei cosi che sparano. E prima o poi arriverà qua, quindi è meglio prepararsi al peggio. Sperare che i miei ragazzi verrà direttamente alla vostra base. E qui abbiamo il primo dungeon, molto facile da trovare, meno facile da attraversare. Un attimo, che crepaccio orribile, i dati lo confermano. Il coraggio è una cosa, ma la sventatezza è un'altra. Forse è il caso di fare dietro front. Beh, se volete entrare comunque, usate il buon senso e cercate di sopravvivere. Wow, non sembra molto promettente. Covo caotico. Devo solo ricordarmi come si chiama ok. Come si chiama insomma, il livello col boss finale. Perché non voglio. Come dire. Non voglio, lo voglio tenere per ultimo, insomma, quel livello. Qui abbiamo una stradina. Qui abbiamo un paguro, di cui ci occuperemo a breve. Qui non si può passare, quindi dovete occuparvi di quel paguro. Oh, lo sento. È vicino. Dov'è? No, non lo vedo ancora. Forse è ancora incastrato dall'altra parte. Dai ragazzi, ci siete quasi. Yes! Ok, l'abbiamo preso. 3000! Arma profetica! 3000!
3000 piclari. Wow. È già un terzo, un po' meno di un terzo del debito iniziale. Ok, ora depositiamoli. Buon lavoro, ragazzi. Direi prendo un po' di blu. Anzi, prendo 70 blu. Andiamo a occuparci del paguro e del muro. Tutto qui. Bene, non ho lasciato Pikmin alla base, quindi anche se arriva lo zio Tom a rompere le scatole, dovremmo essere a posto. Molto bello combattere contro un paguro in uno spazio così ristretto, eh. Oi. Oh. Ok. No, Pikmin. Ehi, attaccaci. Ok. Ok, 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 ok. Oh, quasi. Ci siamo quasi, ragazzi, continuate così. Ehi. Ok. Bene. E ce l'abbiamo fatta. Ora prendiamoli tutti e sfondiamo il muro. Bonk. E dall'altro lato di questa sì, insomma, dall'altro lato di questa... di questo muro abbiamo il luogo più... il luogo migliore per accumulare bacche, insomma. E quindi spray. Spray. Ok. La musica rende molto l'effetto, sembra una specie di musica mista tra foresta, western, qualcosa del genere. Per rendere l'idea che qui non si scherza mica. Ok, distruggiamo questo coso. Ok, l'acqua si ritira. Molto bene, ora possiamo venire qui con tutti i Pikmin. Ok, occupiamoci di questo tizio. Ah no, scemo. Come sono stupido. Ora i blu non servono più, no? A meno che quello è un'acqua. Sì, quello spruzza acqua, quindi occupiamoci subito di lui. Ok. Quello di quello ci occuperemo con quelli rossi. Devo portare un po' di rossi e un po' di gialli per quella barriera elettrica. Molto bene. A questo ci penserò dopo, non è urgente per ora. Non raccolgo i corpi dei mostri perché in sé ho già abbastanza. Ok, non è nei paraggi, vero? No, si vede che è stato là, forse. Forse non è venuto a trovarmi. Ah, giusto, c'è anche una stradina qui dietro. Ci sono tesori, magari anche. Una rocce.
non sembrerebbe. No, ci sono delle rocce da cui ottenere subito nettare, quindi può tornare utile. Allora, via voi. Cinque. Ho abbandonato 5 pigmin da qualche parte. Sono proprio bravo. Non posso averli lasciati? Ah, sono incastrati lì, ok. Poco male, poco male. Mi sorprende che non sono stati sotterrati dal dittero ladro. Ok, ragazzi. Via nella cipolla. Quasi finita la giornata. Bang. Venticinque rossi per quell'eruptorigno e il resto gialli. Ok, andiamo. Non so se facciamo in tempo ad abbattere completamente quel muro. Ci proverò. Allora, eruptorigno, tu non rompere le scatole. Ok, occupiamoci della barriera di... Tarli volanti. Oh! Oh! Che essere immondo che sei. Ok. Al lavoro, ragazzi. Ciocero. Vediamo cosa posso fare con loro. Qui ci sono ben 3 piante di bacche, quindi... è davvero un buon posto per accumulare spray. Bene, bene. Se riusciamo a finire questa parte, va tutto bene. Come on, boys. Oh, oh. Qualcuno ha portato roba alla navicella senza che glielo chiedessi. Sì. A quanto pare sì. Scendiamo di lì. Spero che gli altri siano alla base. A quanto pare sì, non so cosa hanno trasportato, ma... ok. Finiamo la giornata. E che bello, una giornata senza pause dura esattamente il tempo di un video, allora, 15 minuti. Ok, leggo rapidamente la posta del giorno, così dovrò velocizzare solo leggermente il video.
Spam, ancora spam! Hai fiuto per gli affari? Ti piacciono gli oggetti di design a prezzi stracciati? Risparmia un sacco di piclari su pubblicitaocculta.it. Certo. Ok, alla prossima ragazzi, leggerò il nuovo tesoro e scenderemo di nuovo qui, ok? Ciao!